Allora, ciao a tutti, io sono Ferdinando Traversa, sono coordinatore regionale per la Puglia di Wikimedia Italia, ma soprattutto sono volontario di Wikipedia da ormai 8 anni. Allora, qual è la mission di Wikipedia e dell'intero movimento Wikimedia? È riassunta bene in una frase. Immagino un mondo in cui ogni persona possa avere accesso libero all'intero patrimonio della conoscenza umana. E questo, diciamo, un po' lo scopo di tutti i progetti Wikimedia, tra cui anche Wikipedia. E come è iniziata, diciamo, questa grande avventura? Nel 2000, Jimmy Wales e Larry Sanger hanno creato Nupedia.com, un'enciclopedia gratuita online che però aveva il difetto molto limitante di essere scritta solamente da autori esperti del settore. E infatti, per questo motivo, è cresciuta talmente poco che, diciamo, è stata un'esperienza insignificante. Solamente 25 voci prodotte in 3 anni. Questo perché c'era un lungo processo di revisione paritaria. Ma nel 2001, Jimmy Wales e, diciamo, Sanger, che è il suo collaboratore, poi c'è una disputa nello stabilire chi è stato il vero fondatore di Wikipedia, però possiamo anche tralasciarla. Jimmy Wales apre, diciamo, quella che è l'esperienza di Wikipedia creando una costola laterale di Nupedia che però può essere modificata da tutti e quindi una wiki. Che cos'è una wiki? Una wiki è un sito web che può essere un sito web che attraverso un software può essere modificato dai suoi utenti che contribuiscono al suo contenuto. E si ispira ad un termine hawaiano che è wiki, che significa veloce, che nasce proprio da questa lametta qui, che è la lametta che va da per l'aeroporto di Honolulu. Quindi il 15 gennaio del 2001 viene lanciata l'edizione in inglese di Wikipedia, vedete l'interfaccia era questa, molto lontana da quella che è quella attuale, e Wikipedia ebbe un successo, diciamo, enorme rispetto a quello che era stato quello limitato di Nupedia. Infatti, su Nupedia nel 2001 c'erano solamente 12 voci, Wikipedia, sito appena nato, ne ospitava già 20.000. Così ha chiuso Nupedia ed è nata quella che è l'enciclopedia che tutti conosciamo. Wikipedia in lingua italiana è nata l'11 maggio del 2001, guarda caso il giorno del mio compleanno, io sono nato l'11 maggio del 2005, e nel 2019 ha raggiunto 1,5 milioni di voti. È uno dei siti più visitati in Italia, e la nostra è all'ottavo posto, subito preceduta dallo spagnolo e seguita dal russo, ed ha circa 6.200 utenti attivi, nonché 6.200 nuovi utenti che si sono registrati nel mese scorso. E 730 milioni di views, quindi rendiamoci conto che è visitata da praticamente quasi tutti gli italiani, 57 milioni di utenti unici al mese. Wikimedia Foundation è invece la fondazione che si occupa di, prima di tutto, mantenere i server, è quella a cui diciamo, arrivano le donazioni che vengono inviate quando c'è la campagna con i banner che appaiono su Wikipedia, abbiamo bisogno di tè, di un caffè, che costa 3 euro, eccetera, eccetera. Ha sede a San Francisco, quindi negli Stati Uniti, e oltre a mantenere i server, ovviamente si occupa di promuovere Wikipedia anche emettendo, per esempio, dei grant, dei fondi per chi ha un progetto in mente riguardante sempre Wikipedia e i progetti fratelli, ovviamente, cioè tutti gli altri progetti che poi sono nati e di cui discuteremo tra poco. Wikimedia Italia invece, penso la conosciamo tutti, è l'associazione che si occupa di promuovere in Italia i progetti Wikimedia, senza però gestirli o avere alcun controllo sul contenuto né alcuna voce in merito. Come vediamo, questa è una mappa che rappresenta la diffusione del movimento Wikimedia nel mondo. Le aree in blu sono i paesi dove vi è un capitolo Wikimedia come Wikimedia Italia. Quindi una filiale, diciamo, possiamo definirla così, della fondazione, che però, ci tengo a ribadire il concetto, non ha alcun voce, non ha alcun controllo né voce in capitolo sui progetti, mentre quelli che vedete in verde sono i paesi dove non c'è un capitolo vero e proprio, ma
user group, diciamo un gruppo di utenti che ha comunque un carattere nazionale. Wikipedia si fonda principalmente su 5 pilastri fondamentali, fissi e indiscutibili, qui sono e qui rimarranno per sempre. Il primo pilastro è che Wikipedia è un'enciclopedia. Questo è importante ribadirlo e tenerlo a mente perché non è una raccolta indiscriminata di informazioni, quindi su Wikipedia non ci può andare tutto, e quindi esistono degli specifici criteri di enciclopedicità e in generale il concetto di enciclopedicità che limita ciò che può andare su Wikipedia, e Wikipedia non è una fonte primaria. Questo significa che Wikipedia non ha affidabilità di per sé, perché lo dice Wikipedia, è vero, perché Wikipedia non dice nulla. Wikipedia si basa sulle fonti secondarie e terziarie, e quindi su articoli di giornale, libri, notizie, anche eventualmente qualsiasi altro tipo di fonte archivistica, documentale possa esserci, che sia verificabile, prima di tutto, cioè io devo poter andare in una biblioteca e trovare quel libro e vedere che a pagina 98 è riportata quella specifica informazione, o più semplicemente aprire il link che è riportato e controllare di persona il contenuto. E Wikipedia soprattutto non è né un dizionario, questo significa che non ci vanno voci telegrafiche o definizioni, né un giornale, quindi non ci vanno i recentismi, quelli che sono definiti in ambito wikipediano recentismi, gli eventi attuali che non, o addirittura la previsione di eventi futuri che non ci sono ancora, di cui non è possibile stabilire l'enciclopedicità, né è un palco per comizi, cioè su Wikipedia non si può scrivere la propria teoria, non si può scrivere diciamo la propria opinione, né si può scrivere un, come posso dire, un comizio, un testo che cerchi di persuadere il lettore a fare qualcosa, perché Wikipedia è un'enciclopedia e basta. E da qui ricaviamo anche il secondo pilastro, cioè che Wikipedia ha un punto di vista neutrale, le voci devono essere oggettive, non possono riportare la mia opinione, la sua opinione, la tua opinione, devono riportare le informazioni in modo imparziale, ovviamente proporzionale alla loro rilevanza, perché vi faccio un esempio. Io posso avere la voce sulle piramidi e poi posso avere la teoria che le piramidi siano state costruite dagli alieni. Ovviamente nella voce sulle piramidi di questa teoria non si fa neanche menzione, oppure si fa una menzione molto ridotta, perché non è una teoria attendibile e la maggior parte degli esperti ovviamente non concorda con questa teoria. E quindi le fonti che confermano questa teoria sono sicuramente meno attendibili, sono sicuramente opinioni personali e non, ovviamente, non rientranti nella neutralità. E tutto ciò anche significa che quando si contribuisce a Wikipedia bisogna sempre essere distaccati dall'argomento di cui si sta parlando, nel senso che non si possono enfatizzare i concetti, bisogna mantenere uno stile chiaro e non viziato, diciamo, da quella che è la nostra opinione e il nostro punto di vista. Quindi non si può ovviamente dire è il posto più bello del mondo, mettiamo voce Bari, mia città, è il posto più bello del mondo perché me l'ha sempre detto mia nonna da piccolo. No, non va bene così. Terzo pilastro, Wikipedia è ovviamente libera, gratuita, senza pubblicità, basata sulle donazioni, modificabile da tutti, seguendo ovviamente le regole, quindi non esistono voci di aziende che siano modificabili solamente dalle aziende stesse. Tutti possono modificare qualsiasi voce rispetto alle regole, tranne ovviamente alcune voci che sono protette perché sono state vandalizzate più volte, però poco dopo generalmente vengono sprotette e rese di nuovo modificabili. Wikipedia ha un codice di condotta, non è un'anarchia più totale, ovviamente. Aggredire subito
un nuovo arrivato o sospettare che qualcuno stia facendo qualcosa di contrario alle regole senza avere buona fede. Quindi è importante anche prestare la buona fede nei confronti agli altri utenti con cui ci troviamo a discutere, con cui ci troviamo a interagire. E quinto pilastro, soprattutto Wikipedia non ha regole fisse. Tranne i pilastri che ho illustrato qui, tutte le regole di cui discuteremo d'ora in poi possono essere messe in discussione dalla comunità, che decide autonomamente quali regole darsi, secondo il metodo del consenso di cui parleremo. E una cosa molto importante è che bisogna essere audaci, cioè non bisogna avere paura di fare modifiche. Be bold, in italiano, sia audace. Quindi si può essere tranquilli, ragionevolmente tranquilli, fin quando si è in buona fede, perché tutto quello che è fatto su Wikipedia può essere annullato, corretto e rivisto. Chi sono i wikipediani? Chi sono i wikipediani? Qualcuno ha un'opinione? Tutti possono essere wikipediani? Nessuno? Nessuno? Io non lo dico perché lo so. Tutti possono essere wikipediani. Esatto, i wikipediani siamo noi. I wikipediani siamo noi. Ora, alla fine di questo corso, sperando, diventeremo wikipediani, perché tutti i wikipediani sono coloro che collaborano alla stesura del progetto. E ovviamente siamo tutti dei volontari. Nessuno viene pagato per contribuire a Wikipedia. E chi mi sa rispondere a questa domanda? Tutti i wikipediani sono uguali, ma alcuni sono più importanti degli altri? Qual è la vostra opinione in merito? Direi che no, non ci sono i più importanti. Esatto. Non esistono wikipediani più importanti, wikipediani meno importanti. Qualcuno aveva chiesto al bar se esistesse un cursus honorum di Wikipedia. No, non ci sono wikipediani più importanti e wikipediani meno importanti, però ci sono degli utenti che, eletti dalla comunità, acquisiscono delle funzioni particolari a vantaggio e a protezione dell'enciclopedia. Non è che il loro parere valga di più, sicuramente però sono utenti più esperti. Sono gli amministratori che hanno quindi la facoltà di bloccare degli utenti, di proteggere delle pagine, di cancellare delle pagine, di cancellare delle modifiche dalla cronologia, perché per esempio contengono insulti, contengono diffamazione. Hanno quindi una serie di funzionalità aggiuntive e vengono eletti con la partecipazione di tutti gli utenti di Wikipedia che votano appunto in un'apposita procedura. Quindi abbiamo detto, Wikimedia Foundation e Wikimedia Italia supportano Wikipedia, ma non hanno alcun minimo controllo sui contenuti. Wikipedia si basa su cinque pilastri imprescindibili e i volontari non vengono pagati perché sono appunto volontari. Fino a qui è tutto chiaro? Se qualcuno ha qualche domanda, se sono stato poco chiaro, non esitate a chiedere. Per me è Va super bene. chiaro, Ferdi. Adesso qua non ci sono domande per il momento, per cui direi che ci siamo. Allora, andiamo a vedere praticamente Wikipedia. Quando apriamo una voce, ci troviamo davanti questa schermata. La linguetta voce, che è il testo che noi consultiamo, e poi una serie di linguette in alto. Discussione, leggi, modifica, modifica, wikitesto e cronologia. Cosa significheranno mai? La cronologia contiene l'elenco delle modifiche apportate dagli utenti. Quindi tutto ciò che viene fatto sulla voce, tutti i passaggi rimangono visibili nei secoli. Infatti, volendo, possiamo andare a vedere una delle prime voci che è stata creata, come risultava, per esempio, nel 2006, nel 2007. O in qualsiasi anno, in qualsiasi periodo di tempo, perché tutte le modifiche, insieme a chi modifica e a un oggetto che è molto importante inserire, quindi mi raccomando, quando si fanno modifiche, bisogna sempre inserire l'oggetto compilando il campo apposito che ora vedremo, vengono registrate e è possibile visualizzare le differenze tra una modifica e l'altra.
Questa è la pagina dove noi possiamo vedere la differenza tra una modifica e l'altra, accessibile tramite il tasto DIF, se siamo nell'elenco delle ultime modifiche che poi vi faccio vedere, oppure corrente precedente se stiamo scorrendo la cronologia di una voce. Un vandalismo è, come si può facilmente intuire dal nome, una modifica dannosa per l'enciclopedia che è stata effettuata proprio col solo scopo di danneggiare o di trolling, e vi assicuro che ce ne sono tante ogni giorno. E come vedete qui, in questo esempio, è stato rimosso un paragrafo ed è stato sostituito con delle frasi, diciamo, senza senso. Però, come fanno i volontari di Wikipedia a tenere pulita l'enciclopedia dai vandalismi? Beh, non c'è un controllo di qualità vero e proprio, non esiste un controllo di qualità su Wikipedia. Però i volontari che vogliono, che sono definiti patroller, e in fondo siamo un po' tutti patroller perché un po' tutti vogliamo bene all'enciclopedia e ogni tanto ci capita di controllare le ultime modifiche o di annullare qualche vandalismo, e capiterà sicuramente a voi se vi registrerete su Wikipedia. Con un semplice tasto, annulla, possono riportare la pagina alla versione precedente, cancellando quindi qualsiasi tipo di modifica vandalica. Nella discussione della voce, invece, si discute, e la discussione è un passaggio, un punto fondamentale del nostro lavoro sull'enciclopedia, perché è solo attraverso la discussione con gli altri utenti che si decidono le azioni da intraprendere sulle voci. A wikipediani piace discutere davvero, 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 sottolineo davvero tanto. Chi è questo? Voi conoscete? Un polpo. Ma è un polpo famoso, celebre. È il polpo Paul. Il polpo Paul, quello dei mondiali che riusciva a individuare, si pensava riuscisse a individuare il vincitore delle partite. Ebbene, su Wikipedia c'è una voce dedicata al Polpo Paul, e per 3 volte questa voce è stata proposta per la cancellazione, cioè è stata avviata una procedura, ora vedremo come funziona in breve, per rimuovere la pagina dall'enciclopedia perché non enciclopedica. Per 3 volte si è discusso e si sono fatte lunghe discussioni con una lunga procedura su tenere o cancellare la voce del Polpo Paul, e per 3 volte si è deciso di mantenere la pagina. Infatti, non tutte le voci sono adatte a stare su Wikipedia. Solo le voci che sono appunto enciclopediche, proprio in virtù del pilastro che dice Wikipedia è un'enciclopedia e quindi non è una raccolta indiscriminata di informazioni, e quindi come fa la comunità a decidere se una voce enciclopedica o meno, discutendo, come per tutte le altre cose. Esistono però dei criteri che si dice siano sufficienti ma non necessari, cioè dei criteri per se i criteri vengono soddisfatti la voce è enciclopedica, però se non vengono soddisfatti potrebbe essere enciclopedica lo stesso. Questo poi lo deciderà la comunità discutendo. Questi criteri si chiamano appunto criteri di enciclopedicità e esistono per una serie di argomenti, tra cui per esempio le aziende o le biografie, che sono anche tra gli argomenti più controversi, diciamo, perché come immaginate c'è molta gente che pensa di poter sfruttare Wikipedia per autopromuoversi. Pensate a aspiranti scrittori, musicisti, aziende, eccetera, eccetera. Come vi dicevo prima, tutte le decisioni su Wikipedia si prendono col metodo del consenso, cioè si discute e poi quello che emerge dalla discussione viene applicato. Questo è un piccolo schema che riassume come funziona il consenso. In pratica, se prendiamo l'esempio di una modifica che viene fatta, se qualcuno è d'accordo con quella modifica, la annulla. Se noi non siamo d'accordo con l'argomento, o meglio, se quella modifica è certamente da annullare, cioè certamente non rispondente a quelle che sono le linee guida di Wikipedia, allora la annulla. Se invece non è d'accordo,
può decidere di discutere, aprendo una discussione nella pagina di discussione della voce, e quindi ognuno espone le sue ragioni e civilmente, in modo assolutamente civile, e ricordo che si discute sempre della palla e non del calciatore, cioè si discute della modifica della voce, ma non si discute della persona, né si può passare in alcun modo agli insulti, attenzione. Una volta che si è trovato un accordo, si sono visti i pareri degli utenti, allora si ottiene quello che è il consenso e si decide quale azione intraprendere. La cancellazione delle voci si fa anche generalmente tramite consenso, tranne per i casi dove la voce è sicuramente, cioè al 100%, senza ombra di dubbio, da cancellare. Cioè quindi la cancellazione immediata delle voci, la voce viene cancellata quasi subito dopo la verifica e l'azione da parte di un amministratore, inserendo il template cancella subito. Che cos'è un template? Lo vedremo tra poco. Una pagina può essere cancellata perché senza senso, quindi per esempio ciao, può scrivere qui Luca è una brava persona. Una pagina può essere cancellata perché è sicuramente promozionale, quindi con uno stile da volantino, uno stile elogiativo, troppo enfatico, oppure perché non è in italiano, perché su Wikipedia è in lingua italiana, e ci tengo a sottolineare Wikipedia in lingua italiana, perché non è Wikipedia Italia, perché le edizioni di Wikipedia si distinguono per lingua, sono 299 edizioni linguistiche, e si distinguono per la lingua, non per lo Stato. Ecco perché è anche importante avere un punto di vista neutrale e uno sguardo anche nei confronti dello Stato, cioè non è che perché la maggior parte degli italiani, degli utenti italofoni vive in Italia, allora l'Italia diventa il paese più bello del mondo su Wikipedia. Si deve mantenere anche una certa visione di insieme, cioè non si deve scadere in quello su Wikipedia chiamato localismo, cioè avere uno sguardo prettamente italocentrico, ma anche eurocentrico. Spero sia chiaro questo concetto, scusate se potrei essermi espresso in modo poco chiaro, però se avete qualche domanda non esitate a interrompermi quando volete. Oppure, se la voce non è certamente, decisamente, senza ombra di dubbio da cancellare, ma c'è qualcuno che ha un parere, cioè secondo me questa voce su Wikipedia non va bene, perché è scritta, è una ricerca originale, cioè non ha le opportune fonti, o magari è completamente senza fonti, oppure è composta una ricerca originale, in realtà è una voce che è composta da un misto di opinioni, diciamo un lavoro di composizione originale senza fonti, senza possibilità di verifica. Oppure la voce è scritta in uno stile non neutrale, oppure parla di un argomento non enciclopedico, allora viene proposta per la cancellazione. E vi capiterà spesso agli inizi di vedere le vostre voci proposte per la cancellazione immediata o addirittura per la cancellazione, come è successo a me. Oddio, almeno penso sia così, perché dato che è successo anche a me, è un po' difficile comprendere quali sono le dinamiche appunto del progetto e le sue guida, che sono davvero tante. Qui c'è una selezione, però ci sono linee guida su tutto, linee guida sullo stile. Come funziona la procedura di cancellazione di una voce? Si parte con una modalità semplificata, cioè la voce viene cancellata dopo 7 giorni direttamente, se non ci sono pareri contrari. Se ci sono obiezioni, allora si discute per 7 giorni, se 7 giorni non si è trovato un consenso si discute per altri 7 giorni, altrimenti si va a votare e la voce viene cancellata o no, dipende appunto dall'esito. Che cos'è il bar di Wikipedia? Come vi ho detto, ai wikipediani piace discutere, quindi si discute anche in appositi luoghi, per esempio per le discussioni più generali c'è proprio il bar di Wikipedia. Attenzione, discussioni generali, perché? Perché esistono anche una serie di bar tematici, cioè collegati a dei progetti che sono
appunto dei luoghi dove si radunano gli utenti interessati a scrivere le voci di un determinato argomento, scusate, dove si discute di un determinato argomento, ma no, attenzione, non si discute dell'argomento che compone le voci, si discute delle voci in sé per sé. E quindi può capitare anche che una discussione inserita in un progetto venga linkata al bar generale di Wikipedia per essere fatta vedere a più persone. Come potete vedere, qui ci sono molte discussioni segnate come esterne. Queste qui sono discussioni inserite nei progetti. Quindi nei progetti, o meglio, nei bar tematici di progetto, si discute delle voci di un determinato argomento. E tutti possono partecipare a un progetto, non è che sono chiusi. Nel bar si discute di tematiche più generali. Inoltre, qualcuno ha mai fatto caso, sotto le voci di Wikipedia spesso c'è portale letteratura. Ci avete mai fatto caso? Letteratura. Un box piccolo, alla fine. Avete mai notato? Nessuno l'ha mai notato? Proprio in fondo. Sotto. Vabbè, nessuno l'ha mai notato, evidentemente. Quei link che vedete in basso alle voci, proprio sotto, con scritto letteratura oppure biografie, portano ai portali. I portali sono delle pagine che raggruppano le voci. Come? Sentito qualcuno? Sì, Emanuele, ho detto certo, i portali. E si raccolgono appunto, sono il portale d'accesso alle voci di un determinato argomento. Esistono poi anche le categorie, che invece sono delle liste, diciamo, possiamo chiamarle così, delle liste di voci. Nelle categorie vengono raggruppate anche le voci attinenti al titolo della categoria. Per esempio c'è la categoria matematici italiani, e quindi raccoglie tutti quelli che sono stati classificati come matematici nati in Italia. Avevo saltato un attimo la slide del copyright per riprenderlo dopo. Questa, ecco qui. Si vede ancora? Quindi abbiamo parlato di voci, ma non abbiamo parlato di una cosa fondamentale, cioè del fatto che tutte le voci su Wikipedia, in virtù del pilastro Wikipedia è libera, vengono rilasciate sotto una licenza che prima era... dovrebbe essere GFDL, cioè la licenza del progetto GNU per la documentazione, ora è diventata, ora diciamo relativamente già da un po' di anni, comunque adesso la licenza con le quali vengono rilasciate tutte le informazioni contenute su Wikipedia è la Creative Commons attribuzione condivisa allo stesso modo. Che cos'è una licenza? Una licenza è appunto un documento che spiega quali sono i diritti di fruizione, di utilizzo e anche di ridistribuzione di un contenuto in generale. Ci sono licenze allegate ai programmi, ci sono licenze allegate praticamente tutto. Su Wikipedia è stata utilizzata una licenza libera, cioè una licenza che consente di redistribuire, anche effettuando delle modifiche, le informazioni, e in questo caso quali sono le condizioni che sono state poste? Sulla base della licenza Creative Commons è stata posta la condizione di attribuzione, cioè di riconoscere la paternità del lavoro a chi l'ha appunto creato, quindi comunità di Wikipedia, e condivide allo stesso modo. Ciò impone che i contenuti che vengono riutilizzati da Wikipedia vengano condivisi, che siano modificati, che non siano stati modificati, con la stessa licenza. Questo significa che, mettiamo ipoteticamente il caso di un'azienda che vuole riutilizzare il contenuto presente su Wikipedia, può riutilizzarlo per qualsiasi scopo, commerciale o meno, può modificarlo, ma deve rilasciarlo, riconoscendo la paternità del lavoro Wikipedia, la comunità di Wikipedia, e utilizzando la stessa licenza anche nel caso in cui da quel lavoro dovessero derivare, cioè dovesse essere stato modificato, dovesse derivare altre versioni.
Adesso andiamo a vedere come si modifica praticamente Wikipedia. Avevamo lasciato prima le nostre linguette, abbiamo visto la linguetta discussione, abbiamo visto la linguetta cronologia, vediamo come usare le linguette modifica e modifica Wikitest. La modifica viene effettuata attraverso il Visual Editor. Prima del 2013 non c'era il tasto modifica Wikitest, c'era il tasto modifica che apriva interfaccia di modifica, che ora è l'interfaccia di modifica Wikitest. Dal 25 aprile 2013 è stato introdotto il Visual Editor. Che cos'è il Visual Editor? È un'interfaccia che ci consente di modificare più semplicemente i contenuti presenti sui progetti Wikimedia, come se fosse anche un semplice file di testo Word, e quindi possiamo modificare, spostare, scrivere, inserire Wikilink tranquillamente attraverso i tasti dell'interfaccia che sono presentati. La modifica Wikitesto, invece, serve appunto per modificare il sorgente, che, attenzione, non è né HTML, è un linguaggio particolare, che si chiama appunto Wikitesto, che viene interpretato poi da software che sta dietro Wikipedia e convertito poi in quello che viene mostrato effettivamente quando si legge appunto una voce. Questo linguaggio wiki ha una sintassi particolare. Abbiamo i Wikilink che si aggiungono mettendo due parentesi quadre all'inizio e poi due parentesi quadre al contrario alla fine. Se invece vogliamo scrivere un Wikilink, cioè un link a un'altra voce presente su Wikipedia o addirittura su un altro progetto della Wikimedia Foundation, attraverso una sintassi particolare, possiamo mettere parentesi quadra, nome della voce a cui vogliamo linkare, con la sbarretta possiamo anche dire che noi vogliamo linkare a quella voce che si chiama tot, per esempio noi vogliamo linkare alla voce Mercurio, oppure vogliamo linkare alla voce Wikipedia. Se mettiamo poi la sbarretta possiamo scrivere anche un testo da visualizzare che non è uguale al titolo della voce. Se per esempio noi vogliamo linkare un concetto che è espresso con altre parole all'interno della voce, possiamo farlo proprio in questo modo. Possiamo poi usare il corsivo, attenzione, e il grassetto, attenzione, ci sono delle determinate policy relative all'utilizzo del corsivo e del grassetto, cioè il corsivo utilizzato per, se ricordo bene, titoli di opere o straniere, un titolo di opere straniere, il titolo nella lingua originale di un'opera, per esempio, va in corsivo. Oppure il grassetto, che invece va utilizzato solamente nell'incipit, cioè solamente nell'inizio di una voce, il nome argomento va in grassetto, il resto della voce non va in grassetto. Possiamo mettere, quindi, il corsivo si mette con due apici, testo in corsivo, due apici, il grassetto con tre apici, testo in corsivo, tre apici. Possiamo anche combinare corsivo e grassetto. Poi possiamo mettere anche il titolo della sezione, che, attenzione, va con due uguali, nome della sezione, due uguali, e prestiamo attenzione al numero di uguali che devono essere due, perché se mettiamo un uguale, mettiamo un titolo più grande che non è utilizzato su Wikipedia in lingua italiana, se mettiamo tre uguali, mettiamo il titolo di un paragrafo, quindi di un sottoparagrafo all'interno della sezione. Possiamo mettere anche un link esterno, attenzione, anche link esterni. Ovviamente non è che possiamo mettere all'interno di una voce il link al nostro sito internet, devono essere link attinenti, possono essere per esempio utilizzati per linkare le fonti, anche se adesso per linkare le fonti si utilizza un apposito template, e ora vediamo cosa sono i template. Possiamo mettere con l'asterisco un elenco puntato, col cancelletto un elenco numerato. Un elenco puntato sono i pallini blu che vedete ogni tanto quando ci sono appunto gli elenchi puntati, e elenchi numerati 1, 2, 3, 4. Possiamo anche aggiungere un testo nascosto, un commento che vogliamo far vedere solamente a chi sta modificando il contenuto. Si fa mettendo questa sintassi qua, quindi minore, punto esclamativo, trattino, trattino, il testo che vogliamo nascondere, trattino, trattino, maggiore, per chiudere. Oppure possiamo inserire un template mettendo le doppie parentesi graffe, il nome del template
e poi i parametri separati dalle barrette verticali, oppure delle categorie. Si mettono come wikilink, però mettendo il titolo in namespace, categoria, due punti, nome categoria. Quindi fate attenzione, perché se volete inserire invece un link ad una categoria, per esempio siete in una discussione, oppure anche ad un file, questo vale anche per i file, che si inseriscono scrivendo doppia parentesi, se posso aggiungerlo, vabbè, doppia parentesi, sempre doppia parentesi quadra, come wikilink, però col namespace file, due punti, nome del file, fate attenzione, ricordate questo piccolo particolare che può essere utile. Se siete in una discussione e volete linkare un file, o siete in una discussione e volete linkare una categoria, senza che svolgano la loro funzione, cioè includere la pagina nella categoria che, come vi ho detto prima, è una lista di pagine, oppure mostrare proprio quel file, che può essere un'immagine, un video, all'interno di dove state scrivendo, potete mettere due punti davanti al namespace, cioè a questa parte del nome. Che cos'è un namespace, appunto? Un namespace è un, diciamo, un pezzo di testo che si mette prima del nome, del titolo, della pagina, per determinare l'ambito all'interno del quale la pagina si trova. Esiste quindi il namespace principale per le pagine dei contenuti, generalmente non si vede, diciamo, non si conoscono i namespace, si è solamente fruitori passivi di Wikipedia, perché generalmente si leggono solamente le pagine dei contenuti, e le pagine di contenuto non hanno un namespace. Sono in quello che gergamente viene detto namespace zero, cioè un namespace che appunto non è indicato, perché è quello per le pagine di contenuto. Quindi, quando in una discussione vi capiterà di vedere contribuisce tanto nel NS0, significa nel namespace 0, cioè nel namespace principale. Quindi se viene detto quel tizio contribuisce tanto nel NS0, significa che contribuisce tanto alle voci di contenuto. Abbiamo poi un namespace per le linee guida, Wikipedia due punti, un namespace per le pagine d'aiuto, aiuto due punti, un namespace per i file, file due punti. Che cos'è? Intervengo un attimo perché sono Francesca, ho messo nella chat, visto che hai spiegato i vari namespace, ho messo nella chat un link a una pagina in namespace aiuto, che sicuramente per chi inizia a, insomma, così muovere i primi passi su Wikipedia è molto importante come namespace, perché sono lì raccolte tutte le informazioni per, insomma, come dire, iniziare a contribuire in modo proficuo. E ho messo una pagina in namespace aiuto, due punti, wikitesto, dove sono un po' raccolti appunto le funzioni di wikitesto che tu un po' spiegavi prima nella tua slide, così chi vuole approfondire può trovarlo. Scusa se ti ho interrotto. No, assolutamente, grazie Francesco. Quindi, andando avanti, stiamo dicendo, per quanto riguarda i template, sono delle pagine, questo è un po' difficile da spiegare in realtà, trovo sempre difficoltà a spiegarlo, sono delle pagine speciali, diciamo, che possono essere incluse nelle altre pagine. Per esempio, ci troviamo davanti a una cosa ripetitiva come questo box qui, che voi vedete quasi ogni molte voci, è molto difficile da creare manualmente, proprio come impostazione di base. Quindi, invece di stare a scrivere ogni volta il codice del box, si usa il template inserendo solamente i parametri variabili, perché le cose che rimangono fisse, quindi tutta la struttura e l'impostazione, rimangono fisse, non è necessario riscrivere ogni volta. Quindi vengono utilizzati per includere all'interno di una pagina il contenuto di un'altra pagina che contiene del codice del wikitesto utile, nonché spesso difficile da scrivere, lungo, eccetera, eccetera, per appunto risparmiare tempo e uniformare e standardizzare il contenuto dell'enciclopedia. Perché questi box delle aziende, qui vi ho messo un esempio, qui noi compiliamo doppia parentesi graffa, titolo del template, sbarretta,
nome del parametro uguale valore del parametro, e poi chiudiamo tutto con la doppia parentesi graffa, perché questo box si trova in tutte le voci dell'enciclopedia che parlano di aziende. In questo modo, come potete immaginare, c'è un risparmio di tempo per chi va a compilare la voce, la possibilità di avere uno stile uniforme su tutte le voci che riguardano le aziende. E poi ci sono alcuni template, come il template bio, che viene inserito nelle biografie, di cui metto il link in chat per il manuale. Se qualcuno vuole inserire una biografia, deve preferibilmente, diciamo, deve inserire il template bio, che è il template che stabilisce l'incipit di tutte le biografie dell'enciclopedia, inserendo addirittura automaticamente le categorie. In questo modo, come potete immaginare, c'è un'uniformità di tutte le voci che riguardano le biografie, ed è quindi ormai il classico stile: nome, cognome, tra parentesi, città di nascita, virgola, tra di nascita, chiusa parentesi, è un'attività, nazionalità. Come vi ho detto prima, tutte le informazioni presenti nell'enciclopedia devono essere verificabili. Questo significa che è necessario utilizzare delle fonti attendibili, quindi non va bene, per esempio, un sito di fake news o di barzellette, o fonti autoreferenziali, quindi per parlare dell'azienda uso il sito dell'azienda. Posso farlo per delle informazioni che, diciamo, non richiedono, non servono a verificare, non influiscono, per esempio, sull'enciclopedicità, tipo, per esempio, se voglio inserire i dati societari dell'azienda o il fatturato, posso ovviamente riferirmi al sito dell'azienda. Quando però incomincio a parlare della storia dell'azienda, come potete immaginare, il sito dell'azienda non potrà mai essere neutrale, dovrà sempre presentare tutto a vantaggio e a favore dell'azienda in questione. Invece devo utilizzare delle fonti attendibili che non siano autoreferenziali. Se per esempio voglio stabilire quanto quell'azienda sia enciclopedica, non posso basarmi sul sito dell'azienda, perché è ovvio che il sito dell'azienda farà di tutto per far passare quell'azienda come la migliore del mondo. Ecco perché bisogna usare delle fonti che siano attendibili, non autoreferenziali e soprattutto verificabili, perché io, tu, chiunque altro deve poter andare, cliccare e poter verificare in un modo o nell'altro, se si tratta di un sito web è semplice, se si tratta di... se sia vero, attendibile o no. E quindi è obbligatorio citare le fonti. Io ho preparato anche un piccolo video che fa vedere come si fa. Se lo fate dal visual editor è più semplice, si clicca su cita, poi vi faccio vedere. Se invece lo fate dalla modifica del wiki testo, bisogna inserire il tag ref, quindi minore, ref, maggiore, e poi se vogliamo citare un sito web c'è il template cita web. Se vogliamo citare una notizia c'è il template cita news. Se vogliamo citare un libro c'è il template cita libro, c'è un template cita quasi per tutto. Se vogliamo citare la Treccani c'è il template, mi sa che si chiami Treccani, se non mi sbaglio. Quindi ci sono dei template generici e poi ci sono addirittura dei template per proprio dei casi specifici di ampio utilizzo, perché sì, capita spesso che delle voci citino o la Treccani o addirittura il dizionario biografico degli italiani, che fa sempre, si dovrebbe chiamare così, insomma, il dizionario biografico Treccani, cioè l'enciclopedia delle biografie che è sempre della Treccani. Mi raccomando però a rispettare il copyright, cioè su Wikipedia non si può copiare niente. Qui il titolo viene inserito nel template cita web, ma è il titolo dell'articolo. Poi nella voce
di copiato non ci può andare nulla, deve essere tutto contenuto originale, sempre supportato dalle fonti, oppure riformulato. Cioè, io prendo il testo di un libro, di un articolo, di qualcosa, e lo riformulo, cambiando le parole completamente, però lasciando quella che è l'informazione sostanziale. Addirittura con la nuova normativa, forse sul copyright ci toglieranno anche i titoli, i titoletti, la possibilità di citare i titoletti, però ancora non è chiaro, almeno non è molto chiaro. Non so se avete sentito la protesta copyright, ma la nuova normativa del copyright che, per la quale è stata oscurata anche Wikipedia, si è auto-oscurata Wikipedia per qualche giorno per protestare. Quindi abbiamo detto, visual editor, modificare in modo facile e intuitivo. Modifica sorgente, modificare usando il Wikitesto. Linguaggio wiki, Wikitesto. Mi sa che in inglese si chiama Wikicode, se non mi sbaglio, non mi vorrei. Vabbè. Comunque, in italiano Wikitesto, inserire contenuti attraverso una sintassi particolare. Template, possiamo definirle del codice per includere in una pagina il contenuto di un'altra pagina e in particolare risparmiare tempo, uniformare. Namespace, i prefissi della pagina che indicano il contesto e quindi già permettono di stabilire quale sia l'ambito del contenuto, quindi una pagina che sta sul namespace Wikipedia indica una linea guida, una pagina che sta nel namespace aiuto indica una pagina di aiuto su come fare qualcosa. Soprattutto vanno citate le fonti senza copiare. Adesso, se abbiamo tempo, abbiamo un po' di tempo, abbiamo qualche minuto ancora? E magari, guarda, allora, qualche minuto li abbiamo, magari... Vorrei dare uno sguardo un attimo ai progetti fratelli, giusto? Scusa, Ferdi, mi senti? Sì, sì, ti sento. Ok, no, volevo solo dire due cose prima che tu andassi avanti. Allora, intanto Emanuele ti fa i complimenti perché dice che sei molto bravo e chiaro. Quindi, insomma, te li volevo subito riferire. E poi, ovviamente, insomma, ci viene richiesto se metterai a disposizione le slide, direi di sì. Tra l'altro approfitto per dire a tutti che poi sia la presentazione che la registrazione di questo webinar saranno pubblicate sul nostro canale YouTube, quindi poi appunto se volete rivedere qualche punto perché magari volete approfondire o passare la registrazione a qualcun altro, insomma ve la ritroverete a breve. Va bene. Allora, parlare di Wikipedia abbiamo finito. Se qualcuno ha qualche domanda, però ci siamo. Domande? Tutto chiaro? Anche qualche altra curiosità su qualche altra cosa? Per me non... Beh, Ferdi, adesso intanto magari vai avanti con i progetti fratelli, intanto se a qualcuno viene in mente qualche domanda, non siate timidi. Allora, non esiste solo Wikipedia, abbiamo detto, esistono tanti altri progetti fratelli che si occupano di cose diverse rispetto a Wikipedia, ma sempre con gli stessi principi di fondo, diciamo che i pilastri rimangono quelli e si occupano di un ambito particolare, non di voci. Quindi non ci sarà una Wikipedia del cibo che rientri nell'ambito dei progetti della Wikimedia Foundation, ma ci sono dei progetti che si occupano di raccogliere altre cose. Qualcuno ha mai visto uno di questi loghi che non sia quello di Wikipedia? Nessuno? Antonella dice che li ha visti tutti. Buono, buono, meglio. Molti, Wikipedia Commons, altri, sì, sì. Wikimedia Commons sicuramente, perché quello ormai è indispensabile per l'insegnamento dei media. Però gli altri, sperando abbiano un po' più di fama, No. Rispetto a Wikipedia,
sì, sicuramente sono meno conosciuti, però non per questo meno importanti. Abbiamo Wikisource, che è una biblioteca digitale, raccoglie testi in pubblico dominio sui rilasciati con licenza libera, magari dagli autori o dalle case editrici con licenza libera, ma ne sono davvero pochi, oppure in pubblico dominio, quindi per esempio ci troverete tutte le edizioni della Divina Commedia, dei Promessi Sposi, del 1700, nel senso, tutte le edizioni Promessi Sposi del 1700 non ci sono, però non c'era ancora, però troverete tutti i testi per i quali siano passati diversi anni dalla morte dell'autore e quindi sono in pubblico dominio, quindi devono essere passati per l'Italia 70 anni dalla morte dell'autore per essere in pubblico dominio, per l'America, se non ricordo male, 90 anni dalla pubblicazione. Correggetemi se sto dicendo fesserie, però ricordo così. E in particolare, ovviamente, non ci va materiale che non sia ancora... No, giustissimo! Mi assicura comunque come cosa. Antonella però dice che negli Stati Uniti la norma è cambiata. E adesso quanti anni sono? Adesso aspetta che lo sta scrivendo, dipende, sì, probabilmente diciamo che è una materia abbastanza complicata. Sì. Generalmente semplificando dovrebbe essere così. Mi sentite? Sì. Negli Stati Uniti la questione è molto complicata, perché c'è quello che è prima del Digital Millennium Copyright Act, che è datato 1998, dove la tutela risiedeva sulle opere. Tutto ciò che era stato pubblicato prima del 1924 era in pubblico dominio. Tutto ciò che era dopo era tutelato. Nel 98, con la questione di Topolino, 90 anni sono le immagini, ma però tutto il resto è soggetto a una serie di normative diverse. Quindi bisogna consultare di volta in volta l'opera per essere sicuri. D'accordo? Ok. È complicato. Vabbè. Per tutti gli altri la questione di Topolino è, che citava Antonella, la questione della scadenza dei diritti d'autore sulle opere. Comunque, per esempio, se in Europa sono 70 anni dopo la morte, ci possono essere dei casi come per esempio gli eredi di Pirandello, che hanno fatto ricorso alla norma sul Trattato di Roma per allungare di 6 anni e 8 mesi la tutela, quindi sono 76 anni e 8 mesi. Dopodiché, se un giorno prima della scadenza di questa tutela gli eredi vanno da un editore e pubblicano un'edizione, la tutela editoriale dura altri 20 anni, quindi non è così facile stabilire cosa è sotto diritto d'autore, cosa è di pubblico dominio. È una questione spinosa. Purtroppo, sì. Il microfono, vabbè, comunque. Generalmente, per cose di, diciamo, certi testi storici, li troviamo sicuramente, quelli per i quali sono passati un sufficiente numero di anni, ci sono subito i successi. Wikisource è un posto tranquillo dove si può lavorare alla trascrizione delle pagine, cioè a fronte edizione originale scansionata si trascrive con l'aiuto anche di un software di riconoscimento del testo e si lavora affinché la trascrizione sia completa, riletta, trascritta per bene. Wikimedia Commons è l'archivio proprio con la maiuscola delle immagini, suoni ed altri file sotto licenza libera che viene impiegato in praticamente tutti i progetti Wikimedia al posto del caricamento dei file in locale, perché i file che sono rilasciati sotto licenza libera anche su Wikipedia, se voi caricate un file su Wikipedia sotto licenza libera, questo viene immediatamente, diciamo immediatamente, dai volontari trasferito sul Commons, se ovviamente è compatibile con la Creative Commons attribuzione condivisa allo stesso modo o con una licenza equivalente o addirittura meno restrittiva, oppure magari rilasciato nel pubblico dominio. E quindi, in questo modo, su tutti i progetti Wikimedia possono essere usati i file caricati su Commons e addirittura possono essere utilizzati anche su wiki che non fanno parte dei progetti Wikimedia. Per esempio, sulla wiki di Wikimedia Italia, sulla wikina, si possono utilizzare i file caricati su Commons tranquillamente. Abbiamo poi Wiktionary, o Wikizionario, che è un progetto per
la creazione appunto di un dizionario libero, rilasciato sotto licenza libera, multilingue, a cui ovviamente si possono aggiungere definizioni di parole tramite le apposite fonti, che possono essere anche, ovviamente, devono essere fonti attendibili, cioè non posso scrivere una parola inventata, quindi dizionario oppure dizionario online di qualsiasi tipo. Abbiamo Wikiquote, che è una raccolta di citazioni di cui ci parlerà Francesco Ardini. Sì, allora, infatti, poi magari ve lo ricordo anche alla fine, comunque sì, ci sarà un webinar su Wikiquote, sempre di venerdì come oggi, prossimo venerdì con il nostro socio Francesco Ardini. Poi vi ricordo dopo l'appuntamento. Poi abbiamo Wikinotizie, di cui io, il giornale online aperto, quindi si possono scrivere articoli sempre sotto licenza libera, sempre senza copiare, sempre con le opportune fonti. Tutti possono scrivere articoli e poi utilizzare il contenuto. Wikibooks, un progetto per la raccolta di ebook con licenza libera, quindi libri di testo, manuali, ci sono anche libri di ricette su Wikibooks, sempre con le opportune fonti, comunque in generale rispetto a quelli che sono i pilastri di tutti i progetti di Wikimedia. Wikivoyage, che è invece un progetto per creare una guida turistica, e infine Wikidata, su cui trovate anche video di Epidosis sul canale di Wikimedia Italia, che vi consiglio di guardare perché sono molto belli e interessanti, che è invece un database libero e modificabile da tutti, che raccoglie dati su qualsiasi cosa, quindi dati strutturati che riguardano appunto cose esistenti, e ha l'utilità pratica di fungere da collegamento di tutte le voci, di tutte le edizioni linguistiche, di tutti i progetti di Wikimedia. Quindi, dato un determinato argomento, su Wikidata vengono collegati, oltre a essere inserite tutte le informazioni su quell'argomento sotto forma di dati strutturati, quindi con determinati campi, per esempio data di nascita, tot, eccetera, eccetera, vengono collegate all'interno di Wikidata tutte le voci presenti sui progetti di Wikimedia in tutte le lingue collegate a quell'argomento. Infine, Wikiversità, che è un sito che raccoglie lezioni raggruppate a seconda dei temi. E infine, OpenStreetMap, che non è un progetto Wikimedia, però è un progetto supportato da Wikimedia Italia, che è anche capitolo ufficiale di OpenStreetMap Foundation, cioè la fondazione che si occupa di gestire i server, quindi ospitare il contenuto di OpenStreetMap. Ed è un'app completamente libera, di cui ci ha parlato invece Alessandro Saretta nello scorso webinar, che trovate anche su YouTube, sul canale di Wikimedia Italia. Poi c'è Wikimania, che non è un progetto, ma è una conferenza annuale che si è tenuta anche nel 2016 in Italia, e in orario, riguardante i progetti Wikimedia, e quindi si discute sui progetti Wikimedia e su tutte le varie implicazioni. Quindi, ok. Avremo finito, io vi ringrazio, sì, per l'attenzione. Dai, con le slide del link in tempo reale. Ok. Anzi, vi faccio vedere. Scusami, forse c'è una domanda? Vai. Sì, ciao. Innanzitutto grazie, sei stato chiarissimo. Mi chiamo Serena, sono una nuova utente, nel senso che sono registrata ma non ho mai né scritto né modificato alcuna voce. E la mia domanda è questa: io sono italiana, madrelingua italiana, ma vivo in Germania da parecchio tempo e volevo appunto, insomma, la mia idea era tradurre alcune voci di Wikipedia in italiano in tedesco. E, diciamo che ho sempre avuto parecchie remore, infatti finora non l'ho mai fatto, perché nonostante il mio tedesco sia molto buono, non è la mia madrelingua, quindi molto probabilmente farei qualche errore di grammatica, oppure il mio stile non sarebbe perfetto come magari lo sarebbe se scrivessi nella mia lingua madre. E scrivere quindi una voce che magari può contenere delle piccole imperfezioni è concesso, è tollerato? Allora, la misura di... stai continuando? No, no, è questa la domanda. Ti ringrazio. Allora, nella misura in cui sono presenti pochi errori, va bene. Cioè, un conto è avere una voce tradotta con un traduttore automatico, una voce tradotta
diciamo, piena di errori e incomprensibile, un conto è avere una voce con delle piccole imprecisioni, errori di grammatica che non pregiudicano la comprensione, perché, ora, non sono ovviamente utente di Wikipedia in tedesco, però il principio generale dovrebbe essere quello. Poi non so se magari i tedeschi sono, si offendono e dicono, vabbè no, la cancelliamo. Però generalmente dovrebbe, la comunità di tutte le Wikipedia dovrebbe essere molto tollerante, soprattutto nei confronti di nuovi utenti, se gli errori sono pochi, sono facilmente correggibili da parte di un madrelingua che legge la voce e in poco tempo corregge quello che c'è da correggere. Quindi io ti direi di non preoccuparti, di tradurre tranquillamente sia dall'italiano al tedesco che dal tedesco all'italiano, se vuoi, tenendo ovviamente presente sia le regole di Wikipedia in italiano, sia le regole di Wikipedia in tedesco. Quindi stare attenta a, diciamo, darti anche una lettura alle loro policy sull'enciclopedicità, però non dovresti avere problemi, secondo me. Ottima notizia, grazie mille. Ora, io non so neanche cosa, non saprei neanche cosa scrivere per andare a continuare su Wikipedia in tedesco, però secondo me puoi stare abbastanza tranquilla. Va bene, grazie. Allora controllerò e proverò a scrivere qualcosa. Grazie. Anche perché devi considerare che su Wikipedia in italiano, almeno, tra il lavoro sporco di cui non mi ho parlato, ma ho parlato in uno dei video, poi se volete avevo link, vabbè, comunque. Tra le cose che si possono fare, tra le categorie nelle quali vengono chiuse le voci, c'è anche una categoria dedicata alle voci da correggere, perché ci sono degli errori grammaticali che non pregiudicano la voce nella sua competenza, però magari c'è da correggere qualche verbo, qualche parola che è scritta male, errori di ortografia, eccetera. Passaggi poco chiari, che però alla fine non pregiudicano l'intera voce, ma è solamente, diciamo, una correzione stilistica non così fondamentale, diciamo, non ci sono errori così gravi. Quindi secondo me puoi provare tranquillamente. Perfetto, grazie. Grazie mille. Ok, allora direi che abbiamo, non ci sono altre domande, quindi direi che abbiamo concluso. Io, come vi ricordava Ferdinando, intanto ringrazio Ferdinando e tutti voi che avete partecipato. E, come vi ricordava Ferdinando, diciamo, da un lato ci sono nel nostro canale YouTube, di cui vi giro adesso il link in chat. Ci sono diversi video che stiamo, piccoli video tutorial, appunto, sia su Wikidata, su Wikipedia, tutti i progetti Wikimedia che stiamo realizzando in questi giorni o anche che abbiamo realizzato in precedenza, quindi che voi potete assolutamente guardare per saperne di più sui vari progetti. In più, appunto, questo webinar fa parte di un ciclo di incontri che si svolgeranno ogni venerdì, diciamo almeno nell'arco delle prossime settimane, insomma del prossimo mese. Il prossimo appuntamento è venerdì prossimo alle ore 13, venerdì prossimo è il 10 di aprile, con il nostro socio Francesco Ardini, che spiegherà come contribuire a Wikiquote. Il webinar si chiama Ipse Dixit, cos'è Wikiquote e come si può contribuire. Quindi, come sempre, le iscrizioni sono via mail a segreteria@wikimedia.it e appunto partecipare al webinar dà la possibilità anche di interagire con il tutor, altrimenti poi ci sarà la registrazione disponibile sul nostro canale YouTube. E grazie a tutti e buona giornata. Grazie Ferdi.